Ehi tu, hai bisogno di crediti ma non sai dove acquistarli? Tranquillo, c'è una soluzione a tutto. Passa da EGVolt e con il codice MALATI avrai il 6% di sconto. Salve a tutti ragazzi, io sono Andre per lo staff di Noi Malati di Foot. Oggi sono qui per portarvi la review di Graziano Pelé International Man of the Match per aver siglato il 2-0 contro il Belgio. Pelé si presenta con un 57 di velocità, un 84 di tiro, un 65 di passaggio, un 73 di dribbling, un 37 di difesa e un 87 di fisico. Statistiche un po' più nel generale per quanto riguardano la velocità sono il 55 di accelerazione e il 57 di velocità scatto. Per quanto riguarda il dribbling abbiamo il 69 di agilità, l'82 di controllo palla e il 69 di dribbling puro. Per quanto riguarda il tiro abbiamo l'89 di posizionamento, l'86 di finalizzazione, l'88 di potenza tiro, l'86 di tiro al volo. Passaggi con 74 4 visione, 70 passaggi corti, 69 passaggi lunghi e 60 effetto. Per quanto riguarda il fisico, invece abbiamo un 75 di salto, un 79 di resistenza e un 95 di forza. La caratteristica che mi sono piaciute di più di questo giocatore, ovviamente, sono le caratteristiche che riguardano il tiro, quindi posizionamento, finalizzazione, tiri in generale, gioco aereo e quindi già vi ho spoilerato tutti i pro, però ora ve ne vado a parlare in un modo singolare. Il primo pro è la finalizzazione. Graziano Pelé è uno di quei giocatori che, nonostante abbia un 57 di velocità, che è un contro, riesce comunque a segnare tantissimi gol. Ragazzi, ne segna una marea. Io con questo giocatore ho fatto 6 partite e solo nelle prime due mi ha fatto 8 gol, quindi un qualcosa di straordinario. Riesce a finalizzare in qualunque modo ed è questa la cosa che mi è piaciuta di più. Voi sapete che io non gioco tantissimo tramite i colpi di testa, ma con lui ho fatto addirittura 2 gol, che probabilmente è il primo giocatore con cui faccio 2 gol di testa. E soprattutto consecutivamente, nella stessa partita, attenzione. Poi, nonostante sia comunque alto 1,95 m, riesce comunque a saltare anche in un modo enorme. Poi abbiamo i tiri ovviamente sia a giro che di potenza, mi sono piaciuti entrambi in un modo veramente fantastico. Posizionamento, altro pro insieme a finalizzazione e tiri, perché riesce comunque a stare sempre nel miglior modo e diciamo, sempre pronto ad essere comunque servito dai compagni, quindi viene pochissime volte lo troverete marcato, oppure la maggior parte delle volte quando gli fate il passaggio lui si sarà rimasto il difensore alle spalle tramite il suo fisico, che però vi dico che non è un pro perché c'è quel 30 e passa di bilanciamento che ogni tanto lo farà cadere, però non lo fa diventare né un pro né un contro, quindi il fisico è una caratteristica normale nonostante vediamo quell'87 di fisico. Come ho già detto, anche il gioco aereo è un pro, è uno di quei giocatori che basta mettere una palla al centro e lui tramite il suo 1,95 m, se non erro, butterà, non dico tutte le palle alte dentro, ma se mettete uno come Royce o uno come Hazard o uno come Costa, che fanno comunque cross eccezionali, vi posso assicurare che se gli girate un'ibrida e mettete due che sanno crossare benissimo, Pelé farà una marea di gol. Gli unici due contro sono la velocità e il dribbling, velocità che è un 57, ragazzi, ormai è anni che giochiamo a questo FIFA e sono anni che sappiamo bene che la velocità su questo FIFA conta tanto. Su questo giocatore, diciamo, se è saputo usare, riesce comunque a fruttare qualche gol, riesce comunque a decidere le partite, soltanto che la velocità è un contro madonnale. Ecco, questo giocatore costa anche abbastanza, 50.000 crediti se non erro, o almeno io l'ho pagato 50.000 crediti, poi non so quando uscirà questo video quanto costerà o meno. Altro contro il dribbling un po' perché è macchinoso, un po' perché è lento, quindi diciamo non si può fare il solito dribbling dritto per dritto, ma il dribbling è un contro. Come voto io ho dato comunque un 8, ora state vedendo la ricapitolazione, io ho dato comunque un 8 perché sotto porta fa veramente tanti gol, sbaglia pochissime volte e questo mi è piaciuto tantissimo. Ragazzi, questo video è finito, io vi invito a lasciare un like per Graziano Pelé e commentate qui sotto facendoci sapere quale giocatore che ancora non abbiamo portato, che volete che noi diciamo portiamo sul canale, se avete provato Graziano Pelé cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Bella!